gioisci, tu che sei stata fatta oggetto della grazia. Il Signore è con te. Questo è il saluto dell'angelo. L'angelo non chiama per nome Maria, lo farà dopo, non temere Maria, ma nel primo saluto le cambia il nome. Qui la sottolineatura va piuttosto a un incarico, a una missione. Come abbiamo già detto nelle settimane scorse, sullo sfondo del racconto di Luca c'è l'immagine di questo misterioso viaggiatore che si avvicina a Gedeone e gli pone il saluto. Solo dopo Gedeone verrà a capire che è un angelo del Signore, e il saluto che gli pone è: ti saluto, uomo forte e valoroso, il Signore è con te. Ed è il saluto che pone un incarico, una missione. Gedeone avrà l'incarico di radunare gli israeliti per muovere guerra agli abitanti di Madian, che flagellano il territorio con le loro scorrerie. Quindi Maria riceve il saluto dell'angelo e capisce da queste parole che le viene affidato un incarico. Qual è l'incarico di Maria? Il compito di Maria è di lasciare spazio al respiro di Dio, se vogliamo usare questa immagine, allo spirito che scenderà su di lei. Maria sarà la riempita di grazia. Anche qui c'è un'immagine sullo sfondo: Maria riempita dalla grazia. Sullo sfondo c'è l'immagine della tenda del convegno. Nei 40 anni di deserto del popolo di Israele, il luogo dove il cielo e la terra si incontrano, dove Mosè può parlare faccia a faccia con Dio, è la tenda del convegno, la tenda in cui ogni tanto la nube, segno della presenza di Dio, scende, e quando la nube scende nessuno può entrare, né Mosè, né Aaron, né nessun altro. La nube accompagna il popolo e ogni tanto riempie la tenda dell'incontro. Maria è la piena di grazia, come la tenda era piena della nube, della presenza. Allora i padri della Chiesa dicono: sì, perché questa è un'immagine per descrivere il cuore dell'uomo, il cuore di ognuno di noi. Finché il cuore dell'uomo è pieno di Dio, il nemico non può entrare, il Satana non può entrare. Quindi chiediamo di avere il cuore pieno di Dio, così il nemico non entra. Altri padri della Chiesa usano un'immagine più curiosa, dicono: finché la minestra è calda, le mosche non ci cadono dentro. Finché hai il cuore caldo della presenza di Dio, il nemico con le sue schifezze non entra. Quindi Maria è la piena di grazia, come la tenda del convegno è piena dello spirito. E i padri dicono: sì, perché Maria è anche immagine della Chiesa. La Chiesa concepisce il Verbo di Dio perché è ricolma del suo spirito. Questa immagine dell'essere pieni di grazia è un'immagine che Dino Buzzati ha usato in uno dei suoi racconti di Natale. È un racconto in cui abbiamo passeggiato l'anno scorso durante una delle serate bibliche, ma tanti non c'erano, quindi lo facciamo oggi, ed è l'incontro che troverete poi alla fine in fondo alla chiesa. Il titolo è Racconto di Natale e inizia così: tetro e ogivale è l'antico palazzo dei vescovi, stillante salnitro dai muri, rimanerci è un supplizio nelle notti d'inverno. E l'adiacente cattedrale è immensa, a girarla tutta non basta una vita, e c'è un tale intrico di cappelle e sacrestie che dopo secoli di abbandono ne sono rimaste alcune pressoché inesplorate. È l'immagine di una chiesa che trabocca di spirito. Continua così il racconto, perché Buzzati dice: tutti nella città si chiedono: ma cosa farà l'arcivescovo poverino di notte senza nessuno che lo consoli? Perché ognuno ha le sue consolazioni, la madre ha i figli, chi è in carcere può parlare con quello di fianco, ma l'arcivescovo è da solo nella grande cattedrale, poverino. Mi sono incartato, adesso lo trovo, eh? Lo trovo.
Ah sì, e c'è il segretario dell'arcivescovo, Don Valentino, lo zelante Don Valentino, che sorride a sentire queste parole della gente, perché dice: ma l'arcivescovo è mica da solo, c'è Dio. Allora continua così: l'arcivescovo ha Dio la sera di Natale. Inginocchiato solo soletto nel mezzo della cattedrale gelida e deserta, a prima vista potrebbe quasi far pena. E invece, se si sapesse, solo soletto non ha neanche freddo, non si sente abbandonato. Nella sera di Natale Dio dilaga nel tempio per l'arcivescovo. Le navate ne rigurgitano letteralmente al punto che le porte stentano a chiudersi, e pur mancando le stufe fa così caldo che le vecchie bisce bianche si risvegliano nei sepolcri degli storici abati. Una pienezza traboccante, la grazia che preme dall'interno, le porte non si chiudono più. Maria è la piena di grazia, il cuore di Maria è come la cattedrale dell'arcivescovo. Gioisci tu che sei stata riempita dalla grazia. Ora, un visitatore si fa presente nella vita di Maria, nella vita della piena di grazia. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio ed entrando da lei disse: allora, la pienezza della grazia apre Maria all'incontro. Questo è il tema. Maria è la piena di grazia e quindi può accogliere colui che viene a interpellarla. Non teme l'inviato del cielo, è turbata dalle sue parole, dal suo saluto, non dalla sua presenza. Maria spalanca il cuore e la sua pienezza di grazia avvolge anche l'angelo, così come l'angelo avvolge lei. E i padri della Chiesa descrivono questo momento dell'Annunciazione dicendo: a quel punto tutta la creazione trattenne il respiro. Tutta la creazione è lì che sottovoce dice: Maria, di il tuo sì, di il tuo sì. È tutto in sospensione. Che cosa farà la piena di grazia? Lascerà che la grazia che la riempie tracini nel deserto del mondo? Sarà davvero, come dirà Dante, di speranza fontana vivace, oppure tratterrà tutto per sé? La grazia apre, perché dicevano i medievali, la grazia accompagna la natura a fiorire, a maturare, ad aprirsi al mondo. San Paolo rifletterà su questo tema della grazia che apre alle relazioni dicendo: Gesù, Signore, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, un qualcosa di prezioso da trattenere a tutti i costi prendendo a botte chi si avvicina. No, lo considerò un tesoro da far circolare, divenne servo, uomo tra gli uomini, servo degli uomini. La grazia va fatta circolare. Chi è ben radicato nel terreno della grazia si apre come il fiore a primavera, solo così maturerà in frutto. Ecco allora, il respiro di Dio, la grazia di Dio che apre al dinamismo, alla relazione, alla ricerca, alla curiosità, approfondisce il desiderio di accogliere e far circolare amore, intelligenza, nutrimento, arte. Nel racconto di Buzzati, un visitatore bussa alle porte della cattedrale. Il zelante Don Valentino, segretario dell'arcivescovo, sente i colpi. Ma chi bussa alle porte del Duomo? Si chiese Don Valentino. La sera di Natale. Non hanno ancora pregato abbastanza. Ma che smania li ha presi? Pur dicendosi così, andò ad aprire e con una folata di vento entrò un poverello in cenci. Oh, che quantità di Dio! Esclamò sorridendo costui guardandosi intorno. Che bellezza! Lo si sente perfino di fuori. Monsignore, non me ne potrebbe lasciare un pochino? Pensi, è la sera di Natale. È di Sua Eccellenza l'Arcivescovo, rispose il prete. Serve a lui fra un paio d'ore. Sua Eccellenza fa già la vita di un santo. Non pretenderai mica che adesso rinunci anche a Dio. E poi non sono mai stato Monsignore. Non è anche un pochino, reverendo. Ce n'è tanto. Sua Eccellenza non se ne accorgerebbe nemmeno. Gli ho detto di no.
Puoi andare, il Duomo è chiuso al pubblico. E congedò il poverello con un biglietto da 5 lire. Ma come il disgraziato uscì dalla chiesa, nello stesso istante Dio disparve. Sgomento, Don Valentino si guardava intorno, scrutando le volte tenebrose. Dio non c'era, neppure lassù. Lo spettacoloso apparato di colonne, statue, baldacchini, altari, catafalchi, candelabri, panneggi, di solito così misterioso e potente, era diventato all'improvviso inospitale e sinistro. E tra un paio d'ore l'arcivescovo sarebbe disceso. Se la cattedrale piena di Dio è l'immagine del cuore pieno di grazia dell'arcivescovo, veniamo a scoprire che il cuore dello zelante Don Valentino non è così aperto all'incontro, al visitatore, all'angelo che bussa. Si può vivere nella cattedrale ed essere uomini e donne chiusi. Si può avere il cuore pieno di baldacchini, altari, candele, santini, novene, presepi, e però avere un cuore inospitale e sinistro, perché Dio se n'è andato. Come a dire, se vuoi trattare Dio come un arredo, un candelabro, un possesso, hai già smesso di respirarlo. Sei diventato inospitale e sinistro, freddo e vuoto. La tua minestra non è più calda, sei già pieno di mosche. E allora Don Valentino dovrà crescere. È un piccolo pretino da sacristia, impegnato più a gestire gli arredi del tempio che non a lottare con il mistero del Dio vivente. Dovrà diventare un avventuroso cercatore di Dio, come Maria, che dopo l'incontro con l'angelo varca la soglia di casa e va a cercare i fremiti del respiro di Dio nel mondo. Anche Elisabetta, tua parente, lei che era sterile, vuota e sinistra come il tempio senza Dio, tutti la dicevano sterile e invece guarda, Dio ha respirato in lei ed è sorta una vita. E allora Maria, piena del respiro di Dio, va a cercare altri cuori che respirano il cielo. Don Valentino deve ancora imparare a respirare Dio. Ora c'è un solo modo, dovrà farsene mendicante, riconoscersi povero di Dio, lui che si sentiva così ricco, così a posto. Don Valentino uscì nella notte e se ne andò per le strade profane, tra faragore di scatenati banchetti. Lui però sapeva l'indirizzo giusto. Quando entrò nella casa, la famiglia amica stava sedendosi a tavola. Tutti si guardavano benevolmente l'un l'altro e intorno ad essi c'era un poco di Dio. «Ah, buon Natale, reverendo!» disse il capofamiglia. «Vuol favorire?» «Oh, fretta, amici!» rispose lui. «Per una mia sbadataggine, il Dio ha abbandonato il Duomo e Sua Eccellenza tra poco va a pregare. Non mi potete dare il vostro? Tanto voi siete in compagnia, non ne avete un assoluto bisogno!» «Ma caro il mio Don Valentino!» fece il capofamiglia. «Lei dimentica, direi, che oggi è Natale!» Proprio oggi i miei figli dovrebbero fare a meno di Dio. Oh, mi meraviglio, Don Valentino. E nell'attimo stesso che l'uomo diceva così, il Dio sgusciò fuori dalla stanza, i sorrisi giocondi si spensero e il cappone arrosto sembrò sabbia tra i denti. Il buon Don Valentino si mette affannosamente in cerca di Dio, di qualcuno che gliene doni un po'. Ce n'è in abbondanza nelle famiglie, sui campi coltivati in campagna, ma ogni volta che ne chiede un po' gli viene detto no. E quando risuona quel no, subito Dio scompare. Dio non sopporta di essere proprietà privata di qualcuno. Se lo trattieni è un idolo e il suo respiro è già altrove. Che cosa vuole dire Papa Francesco quando scrive in Evangelii Gaudium? Di frequente noi ci comportiamo come controllori della grazia,
e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Che cosa impara Don Valentino a conclusione della sua avventurosa ricerca nella notte di Natale? E almeno una cosa l'abbiamo già colta, che Dio non va difeso. Non c'è da difendere Dio, c'è da cercarlo, da condividerlo. Lo condivide solo chi lo cerca nel mondo e lo cerca solo chi è così radicato nella grazia da non avere paura di aprirsi al visitatore. Maria è salda nel cuore, ben radicata nella grazia, e per questo si apre con fiducia alla avventura della fede. Non teme che aprirsi la renderà povera. Don Valentino invece dovrà imparare questo segreto della grazia. Come dirà qualcuno diventato grande, chi cerca trova, chi chiede ottiene, e a chi bussa sarà aperto. E quindi Don Valentino, sul finire del racconto, è ormai diventato come il mendicante che ha respinto ore prima. Aveva i piedi gelati, si incamminò nella nebbia, affondava fino al ginocchio, ogni tanto stramazzava lungo disteso. Quanto avrebbe resistito? Finché udì un coro disteso e patetico, voci di angelo, un raggio di luce filtrava nella nebbia, aprì una porticina di legno. Era una grandissima chiesa e nel mezzo, tra pochi lumini, un prete stava pregando. E la chiesa era piena di paradiso. «Ah, fratello!» gemette Don Valentino al limite delle forze, irto di ghiaccioli. «Abbi pietà di me. Il mio arcivescovo, per colpa mia, è rimasto solo e ha bisogno di Dio. Dammene un poco, ti prego.» Che cosa accadrà? Non ve lo dico, naturalmente. Ma noi chiediamo di crescere, come Don Valentino, crescere come mendicanti e facilitatori del nutrimento di grazia. Chiediamo di crescere come Maria, che riempita dalla grazia, si mette sulle strade del mondo per respirare e far respirare il respiro del cielo.